Un buon amministratore deve avere onestà, capacità e trasparente, perciò da qui ho deciso di appoggiarlo. Cosa dire, hanno detto già quasi tutto gli altri. I punti del programma li avete visti, è abbastanza completo, scusate per l'emozione. Ma... Bravo, sei bellissimo. Grazie. Ma io, ripeto, sostengo Pino, do tutto il mio impegno, ci metto passione. Per risolvere i problemi, le problematiche dei miei concittadini, tutti quanti, se lo so, sono tanti, però io sono a vostra disposizione, perciò se date la possibilità di dare la continuità a questa amministrazione che ha fatto molte cose buone, sicuramente c'è tanto da fare, però se date la continuità di poter proseguire, sicuramente i frutti si verranno alla fine. Perciò io vi invito tutti quanti a votare la lista numero 2 con candidato a sindaco Pino Cussia. Trasparenza e partecipazione, e grazie a tutti gli intervenuti. E rientro perché anche io, come gli altri, voglio dare il mio contributo. La mia decisione è motivata da due aspetti fondamentali. Uno è quello della continuità amministrativa, che secondo me è un punto essenziale per un'amministrazione perché possa dimostrare la propria forza. L'amministrazione uscente ha dato dei forti segnali positivi, hanno lavorato bene in questi 5 anni, hanno realizzato molte cose e soprattutto tante stanno per essere realizzate, e queste non starò qui ad elencarle visto che già Pino ne ha fatte vedere tante. Un altro punto fondamentale che mi ha spinto ad essere di nuovo qua è la presenza dei tanti giovani e delle donne che ci sono in questa lista. Questa è sicuramente un aspetto fondamentale perché, scusate, vi ho detto, sono molto emozionato. Un aspetto fondamentale perché io credo fortemente nei giovani, e per questo il mio primo obiettivo sarà quello di costituire a Guardavalle la Consulta Giovanile. La Consulta Giovanile è un organo del comune che comprende ragazzi dai 25 ai 35 anni. Dai 25 ai 35 anni, e spero veramente in una grande partecipazione da parte loro, di tutte le categorie che sono presenti sul territorio, perché è insieme a loro che dobbiamo lavorare per portare avanti insieme i nuovi obiettivi di sviluppo per questo paese. Io mi fermo qua, chiedo a tutti quanti il vostro sostegno per la lista numero 2, trasparenza e partecipazione, con la candidata a sindaco Pino Cussia. Grazie. Fronte a un compito molto facile, visto la situazione in cui si trovava il nostro paese e la precedente dichiarazione di dissesto finanziario. Io penso che la competenza dimostrata da Pino e dai suoi compagni sia da apprezzare e sia davvero da premiare. Guardavalle è un paese che ha molte risorse e una gestione attenta, oculata e responsabile come questa amministrazione che si è avuta in questi 5 anni può portare, può sfruttare e rendere le strutture del nostro paese sempre più adeguate, più funzionali alle esigenze e alle richieste provenienti da tutti i cittadini. Io dal canto mio mi impegnerò con tutta me stessa, sarei lieta di mettermi al servizio di Guardavalle sotto la guida rassicurante del nostro sindaco Pino Cussia. Grazie a tutti. Volevo fare gli auguri a mia mamma, alla mia stupenda mamma che oggi è il compleanno. È sceso in campo anche per darci una spinta propulsiva alla vittoria, perché siamo convinti, vinceremo anche con tanti voti di scarto. Così dimostreremo anche la nostra incapacità. Dimostreremo se questo sindaco è davvero inidoneo, ma è un sindaco che ha tirato 5 anni, che ha tenuto un gruppo unito, che è aumentata in noi, è aumentata in noi l'amicizia anche tra famiglie,
e ha aumentato in noi il rispetto e ha aumentato in noi la convinzione che abbiamo fatto bene e ha aumentato in noi la convinzione che vinceremo. E quindi passo la parola a Francesco Menniti. Bene, mo vi dico perché ha fatto questa introduzione, perché della lista io sono quello, diciamo, realista, quello che sta con i piedi per terra. Io con i numeri non è che sia tanto bravo, perché in matematica non lo sono mai stato bravo, però lui è quello che fuochi d'artificio, allora cerco di mantenerlo cauto nel fatto che mentre lui parla di cifre esorbitanti e dicono ce la giochiamo, come giusto che sia, e per tranquillizzare loro, il sindaco, i miei colleghi della lista e anche i colleghi della lista avversaria, mi sono scritto il discorso, così non parlerò a braccio come faccio di solito, e magari poi vado fuori tema e qualcuno mi mette il voto perché avrò sbagliato qualche congiuntivo o qualche qualche verbo. Invece così l'ho scritto, l'ho fatto pure controllare da un professore di italiano, sono a posto. Io prima di iniziare voglio ringraziare Nicola Bartolo, concedetemi di farlo, perché è l'anima di questo gruppo che lavora senza essere davanti. Ringraziare tutta la squadra che gira intorno a Nicola Bartolo e anche a Tonino Chiere, che è qui presente, perché loro sono nella squadra, i parti integranti della squadra, non sono meteore, non sono così presi a caso. Uno è il segretario del partito di maggiore, dell'amministrazione uscente, che rappresentava l'amministrazione uscente, e altri che sono confluiti all'interno di questa lista. Dicevo, per chiarire e tranquillizzare un po' tutti, sia i miei amici e colleghi della lista Partecipazione e Trasparenza, lista numero 2, questo ve lo ricordo, e per tranquillizzare anche i colleghi candidati dell'altra lista, vorrei esporre la mia posizione descrivendo il mio modo di essere. La mia presenza in questa lista assume la posizione innanzitutto di candidato e cittadino guardavallese. Sono candidato e cittadino guardavallese da sempre. Questo per prima cosa. Per seconda cosa, di militante politico, perché io la politica la faccio da quando ero ragazzino. Quindi, come dire, sono anche un politico, non è che posso... nei riguardi del passato, nei riguardi del presente e anche pensando il futuro. Quindi se io negli anni sono stato critico di Pinussia, di Peppe Caristo, di Raffaele, di Elisa, è perché io sono critico costruttivo. È perché io appartengo a questa squadra da sempre. Sono stato critico anche con il candidato a sindaco dell'altra lista, ma sono stato anche un fedele servitore di quel candidato dell'altra lista. Ora sto uscendo fuori dal seminario. La piazza dove noi stiamo parlando è un successo ottenuto da quel sindaco candidato dell'altra lista, ma aveva come squadra questa squadra. Invece, no, scusami sindaco, sono uscito fuori, non mi tegno. Invece i compagni di viaggio del nostro amato ex leader, perché ancora c'ho l'affetto, non è che l'affetto se ne va dall'alloggio domani, io l'affetto ce l'ho sempre per lui, il problema sarà lui, suo, il giorno dopo delle elezioni, che rimarrà da solo, io lo andrò a trovare sempre. Il problema, stavo dicendo, questa piazza è stata voluta fortemente da quell'attuale sindaco, ma da tanti altri assessori, Pasquale Samar, che è qua presente, Pinussia, Peppe Caristo e tutta una squadra di gente che ha lottato notte e giorno per avere questa piazza e non avere quelli che avrebbero voluto gli altri che stanno al suo fianco, cioè un distributore di benzina con una tettoia di 300 metri quadri. Mi sono spiegato? Bene, andiamo avanti nella mia... Non è nell'intervento, purtroppo. Ok. La mia trasparenza mi porta a dire quello che penso senza veli e senza scudi. Non mi devo nascondere dietro a nessuna cosa, perché mi conoscete. Ora capisco che nella campagna elettorale gli elettori, sostenitori e simpatizzanti attendono certi tipi di comizi. Per esempio questo che stavo facendo io, no?
il comizio animato, sanguigno, con risposte piccanti all'avversario. E ce ne sarebbe da dare, specialmente negli ultimi eventi. Però, siccome io sono di un'altra pasta, faccio l'altro comizio, cioè quel comizio propositivo, con elenco e tracce di programma. Faccio il bravo. Questa campagna elettorale sta assumendo una direzione che non porta beneficio alla comunità e pertanto non sono certo io il mandante o l'esecutore di questa direzione. Non so, dipenderà da me. La mia speranza era che si discutesse e si portasse al centro dell'attenzione alcuni punti nodali per lo sviluppo del nostro territorio, senza ovviamente trascurare la corretta ed efficiente ordinaria amministrazione, come ben detto da Raffaele e come ben detto anche da Melina nel suo primo intervento. Naturalmente, come ho fatto nella precedente presentazione, i miei riferimenti sono alla storia amministrativa di questo paese, non mi invento niente, alla storia e ai fatti dell'attività amministrativa degli ultimi 30 anni, senza omettere niente, senza aggiungere niente di inventato e soprattutto senza offendere nessuno. Ripeto, senza offendere nessuno. In una campagna elettorale tutti hanno il diritto e il dovere di presentare alla gente programmi per il bene comune. In una campagna elettorale trovo alquanto normale e democratico andare a fare da uditore alla presentazione della lista contrapposta, ad ascoltare i propositi e prepararsi alle contromosse. Magari sarà curiosità, l'uditorio curioso. Io invece dico che è una curiosità democratica costruttiva. Dunque, dicevo la storia. Come dissi alla precedente presentazione, negli ultimi 30 anni c'è stata un'alternanza di altre democrazie. Ogni 5 anni si cambiava. Il centro-sinistra, che si è un oggettivo che non dobbiamo dimenticare, che alcuni sperano nella perdita di memoria della gente che passa inosservato. Come avete visto, noi mandiamo sia su Facebook che qui stasera col proiettore, sulle diapositive, ci sono state delle frasi. Una tra queste era: sembra quasi che nessuno voglia ricordarlo, ma è un dato di fatto. La memoria dei cittadini forse si può annebbiare, ma la storia rimane storia. In questa altalena dell'alternanza ci sono stati due mandati in cui questa continuità si è interrotta. La macchina comunale ha subito due momenti difficili, come una nave che non è riuscita a rientrare nel porto. E qui un'altra parabola, come ho fatto l'altra sera, perché ormai faccio le parabole, invece di dirle con nome e cognome faccio le parabole. Sta nave una volta è affondata, un'altra volta è andata alla deriva, si è persa nel mare. La nave che ha comandato Pinussia, invece, è stata presa in cantiere nel 2013, pensate che nave, più che una nave era una carretta di mare, con tante falle da coprire e vele da rattoppare. Lui, con tutta la squadra, ha avuto il coraggio, la determinazione e, come ho detto l'altra sera, la temerarietà. È stato un temerario. Contro vento e con i pirati pronti anche all'assalto. Perché non è che ha avuto tanta gente che gli ha voluto bene intorno. È riuscita a risollevare le sorti di un paese in grave difficoltà. Un paese che nel 2013 era dolorante e sfinito. Una situazione pesante, provocata da duro colpo inflitto da quella fallimentare gestione amministrativa precedente alla sua, una dichiarazione di dissesto finanziario. Noi dobbiamo fare progettare partendo da ciò che abbiamo e prescindendo da ciò che succede altrove, senza copiare cosa fanno a Rimini, senza copiare neanche cosa fanno a Gerace. Cioè, noi dobbiamo pensare alla nostra realtà, non Soverato. Non possiamo dire dobbiamo diventare come Soverato, come Roccella. Magari sì, come obiettivo ci poniamo di diventare meglio di Soverato, di Roccella, però stiamo con i piedi per terra. Come faccio? Come faccio anche con lui? Ho cancellato un sacco di cose, senti, comunque. Attenzione e dialogo dove dobbiamo averlo noi come amministrazioni se andremo ad amministrare. Io, come dire, mantengo cauto, altrimenti poi domani, l'indomani ci saranno sotto le porte, quindi mi mantengo cauto e dico, se andremo, andiamo ad amministrare. E quindi dovremmo sicuramente avere un dialogo collaborativo con fra il comune, che dovremmo essere noi, e quanti nel turismo hanno investito, continuano o si accingono a farlo. Più turismo dunque.
Più turismo significa più agricoltura, più artigianato, più commercio, più crescita in tutti i settori, come ho già detto prima. Questo processo però vi voglio magari dare una piccola nota per chi non è stato attento in questi ultimi periodi. Questo processo è già iniziato. È iniziato nel centro storico. Nel centro storico si è già creato, o si sta creando, o si sta migliorando le strutture di accoglienza, ristrutturando delle case. Sono dei residence privati, ma c'è anche un'associazione che è nata appunto sotto questo aspetto, che riflette su questo problema e che ha lo scopo di avviare iniziative alberghiere di B&B. Anche io mi emoziono, non solo loro. Dicevo, allo scopo di avviare iniziative alberghiere di B&B, ma che possono rappresentare l'inizio di un qualcosa di più importante. Tanti altri privati si sono adoperati su a Guardavalle Superiore, ma anche qua a Guardavalle Marina. Ecco, una delle idee è: come hanno fatto questi? Come si può fare a fare un'altra associazione, oppure aumentare l'affluenza a questa associazione per poi magari chiedere al comune la collaborazione? Informatevi, perché secondo me potrà essere il futuro. E poi ha parlato benissimo della scuola Carmelina Omelina, che era, io dico, a quella aggiungiamo la cultura in senso lato. Una volta un esponente politico di alto rango disse che con la cultura non si mangia. Beh, non è che abbia tutti i torti, perché noi altri, se andiamo a fare la somma degli strumenti che abbiamo comprato, dei libri che abbiamo comprato, facendo la somma, guadagno, entrate, uscite, non ci stiamo. Ma questo perché è una mentalità un po' differente da quella che c'è in Germania, c'è in Austria, ma non sto qui a sindacalizzare questa cosa. Quando dico promuovere la cultura, significa promuovere la cultura come bene pubblico per la riqualificazione del territorio e lo sviluppo di nuove relazioni sociali. Questo nostro paese, e vado verso la fine, questo nostro paese non viene dal nulla. Ha una storia politica, sociale, culturale di tutto rispetto. In questo paese fino a moltissimo tempo fa, e qui c'è tanta gente che ha lavorato nei tempi precedenti in questo partito, come Peppe Caristo, che è uno storico, come l'altro Caristo, non sono state delle meteore come Salerno, hanno lavorato all'interno di questa politica locale. Loro ricordano bene che fino a poco tempo fa decidevano le sorti di questo paese, comandavano le sorti su questo paese poche persone o poche famiglie. Le forze democratiche, la sinistra, la Chiesa hanno lavorato per la trasformazione di cui oggi dobbiamo essere orgogliosi. Oggi abbiamo un altro mondo. Oggi abbiamo un altro mondo. L'ha detto benissimo Antonietta, che è una donna libera. L'hanno detto tanti qui che si sono candidati liberamente, senza dipendere da Tizio, da Caio, oppure far parte di un ceto sociale differente dal bracciante agricolo. Io vorrei essere passionale come Antonietta, forse non lo sono, perché magari il troppo sentirmi diplomatico mi ha fatto perdere quelle che erano le vere ragioni della vita. E non faccio come libro cuore, lo dico veramente. Abbiamo alle spalle quindi esperienze grandi di democrazia, ma credo che avremo ancora davanti tanta strada verso condizioni di una più civile vivibilità. Scusate. Ha fatto bene il PD ad allargare e a cercare altre figure, a non chiudersi in se stesso, come qualcuni asseriscono. Non è vero che si è chiuso il partito uscente da quell'amministrazione che era tutto PD, anzi, ha subito allargato alla società civile, a tante persone attente che guardano quanto si muove all'interno di questo paese, alla loro sensibilità, anche se sono diverse tra di loro, però sono concordi in un obiettivo di un governo trasparente, per un paese laborioso che vanta, come già detto, una storia onorevole di democrazia e di conquiste fondamentali. E a proposito della nave, chi sa remare trova sempre un posto in barca, e il capitano di questa barca, questa nave, dovrà essere e sarà di nuovo Pino Ussia. Su Pino non debbo aggiungere tanto per convincervi, non c'è bisogno di aggiungere tanto, non dovete dare fiducia a Pino perché è un mio fraterno amico, se magari posso io condizionare a questo voto. Con Pino abbiamo condiviso tutto o quasi tutto, abbiamo pianto e abbiamo riso, ci siamo sopportati e supportati,
abbiamo diviso tutto quello che c'era, che si poteva condividere, abbiamo quasi allattato anche lo stesso seno, quasi. Non abbiamo fatto l'amore insieme per ovvie ragioni, però questo non te lo dico. È un po' scomodo pure, sì. Perché dovete votare Pino? L'ho detto l'altra sera e lo ripeto, perché dovete votare Pino. Perché per fare l'amministratore non servono titoli e curriculum professionali. Serve disponibilità, passione, orgoglio di appartenenza, amore per i cittadini, amore per la cittadinanza, coraggio e determinazione. Tutte caratteristiche che Pino Ussia ha. Io non ce l'ho queste caratteristiche e lo invidio. Poi abbiamo bisogno di tutti voi, con le critiche e il vostro sostegno. Buona campagna elettorale a tutti con la lista numero 2, trasparenza e partecipazione, con Pino Ussia a sindaco per la continuità. Grazie Francesco, siamo alla fine, grazie. Siete rimasti quasi tutti qua. Ne valsa la pena. In qualche modo, non voglio, tutti mi dicevano, perché io in questi anni, come dire, quando uno lavora poi vorrebbe parlare, vorrebbe dire le cose che sono state fatte, ma l'ha fatti il sindaco e quindi ognuno di noi ci siamo ritagliati un qualcosa da dire. Io stasera volevo spiegarmi, cioè, riuscire a spiegarmi, farvi capire perché dovete votare noi, perché uno alla fin fine dice la pulizia non è al 100%, tante cose bisogna farle, le strade ancora non sono completate, tralasciando tutte le cose che abbiamo fatto. E quindi è giusto spiegare e motivare ai cittadini, renderli partecipi e consapevoli, perché questa volta è importante votare a noi. Noi 5 anni fa, quando ci siamo insediati, il capolista dell'altra parte era qua con noi e gridava contro i suoi compagni che per 30 anni hanno voluto lo sfascio di Guardavalle e che non sono capaci, non sono persone che ti puoi fidare, ma ce lo troviamo dall'altra parte e quindi noi dobbiamo essere ancora più forti e più compatti, altrimenti tutte le cose che abbiamo detto e fatto in questi anni, come dire, vanno a sfumarsi. E quindi io vi devo spiegare perché è importante. Ogni tanto mi ripeto, ma perché voglio rendere la cosa chiara, la cosa chiara. 5 anni fa noi ci siamo insediati in un comune che era dissestato. Dissestato non soltanto con i numeri, che era dissestato, non c'era la macchina amministrativa pronta per poter soddisfare quelle che erano le richieste dei cittadini, c'era sfiducia sociale, c'era disaggregazione, non c'era fiducia verso un ente comunale che in qualche modo deve rappresentare quello che è, quelle che sono i bisogni dei cittadini, le richieste, le istanze, deve rispondere o cercare di rispondere alle istanze dei cittadini. Noi ci siamo, come dire, messi a lavorare tutti insieme, parlavano di 9 milioni di euro di debiti, parlavano, si bisticciavano tra di loro, non riuscivano a capire, nemmeno ora hanno capito qual è la situazione dell'ente, perché pure l'altra sera ha detto che c'erano, mo risultano 3 milioni, quindi ancora lui dopo 5 anni non è riuscito a capire cosa significano i debiti, cosa sono i debiti fuori bilancio, cos'è un bilancio comunale, e stiamo parlando di persone che sono 30 anni all'amministrazione, e parliamo di Purri. Io vi sto dicendo che in comune ancora oggi ci sono debiti, non ci sono comuni d'Italia che non hanno debiti, i comuni non sono un'impresa privata, i comuni devono arrivare alla soglia di sostenere il debito e quindi di sostenere la capacità finanziaria e la gestione dell'ente. Quindi un comune, non è normale che un comune faccia rimanere in cassa milioni di euro, 100.000 euro, perché significa che non ha capacità di progettazione, di progettualità e di spesa, e quindi non riesce a risolvere le tante, perché in tutti i comuni ci sono criticità. Quindi un comune che ha disponibilità finanziaria significa che non è nelle condizioni di progettare per risolvere i problemi di Guardavalle. Detto questo, quindi non mi voglio qua cimentare a spiegarvi quali sono, quanti debiti sono, quanti sono, vi sto dicendo soltanto una cosa, i fatti parlano. 5 anni fa un sindaco si è dimesso, o comunque qualcuno pensa o vuol farci intendere che si è dimesso perché c'era il dissesto finanziario. Per quello che ho capito io,
perché ho fatto 5 anni precedente a questo, prima della gestione Pino Tedesco, ho fatto l'assessore al bilancio e nessuno più di me può capire la situazione finanziaria degli enti. Secondo me Pino Tedesco, io vorrei che capitasse una serata fra qualche anno e dicesse la verità, si è dimesso perché non riuscivano a stare insieme con Toto Purri, perché non era il problema finanziario, c'erano altri tipi di problemi, ma non ha la forza forse Pino Tedesco o qualche altro a dirlo, ma io penso che sia stata questa la molle che ha fatto lasciare le armi a Pino Tedesco. Io mi scuso se magari cito Pino Tedesco, ma in democrazia stiamo presentando, cimentando verso una campagna elettorale, e le cose che io penso li dico con rispetto di tutti. Quindi, caro Toto Purri, ti consiglio, la volta scorsa hai avuto termine verso di me e hai sbagliato. Questa volta, considerato da quello che ho capito, non riesci tu a leggere le carte o comunque a dire la verità, cerca di farti consigliare, perché è vero che il comune ha debiti, ma è pure vero che tu con la tua amministrazione di allora non siete riusciti ad andare avanti. Noi non voglio parlare né di numeri e dire, voglio parlare con i fatti. Noi dopo 5 anni siamo qua, abbiamo governato, abbiamo messo e lasciato un'eredità che chiunque può andare in comune e cominciare di nuovo a amministrare. Io penso che non deve andare nessuno, ma dobbiamo tornare noi, perché noi fino a oggi, continueremo domani, dopodomani, per noi sarà un continuo, sappiamo da dove siamo arrivati, dove possiamo arrivare e cosa vogliamo fare. Io non so se voi con questa lista, con questo raggruppamento, chiamiamolo così, di interessi che possono essere legittimi, politici, e quindi non parlo di interessi per dire che qualcuno va a fare un qualcosa di illegittimo al comune, ma secondo me qua voi avete fatto una lista come è stata elaborata nel 2013, perché nel 2013 c'è stata l'alleanza Nicol Forza Italia Toto Purri per... E contro di noi 2011, scusate, perché poi siccome le amministrazioni oltre alla nostra non sono state mai di un quinquennio durature, quindi è facile sbagliare con gli anni. Quindi è stata fatta una lista anche questa volta non per governare, ma soltanto per vincere Pinussia, Peppe Caristo e tutta questa squadra, che è una squadra di persone, composte di persone normali. Non siamo vippi noi, vippi noi che si sentono grandi, si sentono potenti. Noi siamo persone normali, coraggiose, davanti alla regolarità amministrativa. Per questo Peppe Montepone è incassato con noi. Non guardiamo in faccia a nessuno. E quindi, cari cittadini, vi devo dire che questa volta dovete stare attenti, perché nel 2001, guarda come passano gli anni, nel 2001 c'è stata una disgrazia a Cordavalle. Per la prima volta, dopo anni e anni e anni di comuni, di attività democratica, è stato sciolto il Consiglio Comunale. Ci sono stati i commissari, siamo andati noi e siamo stati 5 anni e ci è voluto tanto a far riprendere l'attività amministrativa. Nel 2011 la stessa cosa. Ci sono state le elezioni, si sono raggruppati per vincere noi e purtroppo di nuovi commissari. Cittadini, guardate che se si sbaglia 2 volte è anche, ammissibile, dicevo, la prima volta mi accorgiva, la seconda, ma se sbagliamo la terza volta, Guardavalle non si risolverà più, o comunque non si risolverà facilmente, e poi la responsabilità è nostra e delle persone che poi votano quell'amministrazione. Non possiamo dire poi, perché poi sapete qual è il detto, i cittadini
hanno quello che meritano. Quindi io vi voglio dire, analizzate bene, perché dall'altra parte si è aggiunto un altro fattore. Io in qualche modo mi avevano detto no, non dobbiamo stasera fare i comizi, dobbiamo presentare la lista, dire le cose che abbiamo fatto e le cose che vogliamo fare. Ma siccome io nella mia famiglia, nella mia formazione, se non dico almeno quello che penso, o una parte di quello che penso, considerando i tempi, i luoghi, non c'è il suo partito. Toto Tedesco è stata una persona coerente, ancora tutt'oggi dice che lui fa parte della maggioranza. Noi, l'ultimo consiglio comunale, anche nelle iniziative, dice che lui fa parte della maggioranza. Guardate che è una cosa un po', cioè, una cosa che a me fa rabbia, perché mentre dice che con la maggioranza sta facendo la lista con l'opposizione, il capolista, non è un semplice consigliere, un semplice cittadino che si allea a dare una mano perché le cose non gli quadrano, fa il capolista dall'altra parte dopo 40 anni di militanza, dopo 7 candidature. Toto Tedesco è stato candidato a sindaco a Guardavalle per 7 volte, con il nostro sostegno. Quindi voi immaginate la rabbia che abbiamo noi, che l'abbiamo sostenuto anche quando sbagliava, ma per un senso di appartenenza noi l'abbiamo sempre sostenuto. Non può venire a noi a dirci per il bene comune, perché hanno fatto il simbolo con le mani tenendo il paese, dobbiamo risollevare quello che è l'aspetto, il senso sociale del paese. Queste sono bugie, e non può prendere in giro una persona che ha 65 anni, una collettività, per il suo passato, per la sua storia. Lui deve dire la verità, che è quella, a nostro modo, nero su bianco, delle cose che abbiamo vissuto, che quando ha capito che lui, purtroppo lui c'ha, non lo so se è un pregio o un difetto, ogni volta che c'è un'elezione gli scatta la molla, perché lui è Maradona, lui è il number one, è il numero uno, e noi siamo una massa di pepitacei, cioè, questa è la verità. Quindi Toto Tedesco, e mi perdona se dico qualche parola in più, perché lui lo sa l'affetto e la disponibilità che gli abbiamo dato, e quindi lui ci deve concedere queste parole, se riesce ad avere un po' di rimorso e una coscienza. Lui, quando ha capito che anche questa volta non era nell'aria, non era nelle condizioni che lui potesse fare il sindaco con noi, e questa è la verità, ha trovato tramite altri VIP di fare un accordo trasversale, che non ho capito di cosa c'hanno in comune, cioè, per combattere le sue persone, la sua storia, quello che ha cercato di costruire in questi anni, per una cosa personale sua, per non so manco io come, per un capriccio, se così può essere definito. E a mio modo di vedere il dottore Tedesco ha sbagliato, continua a sbagliare. Ma io perché faccio questo appello? Perché finché uno sbaglia a casa sua, sbaglia, una abituea responsabilità, ma lui che fa questi ragionamenti e si mette per governare un paese, sapendo che è perso già in partenza il suo progetto, è un progetto che non può realizzarsi. Il fatto di mettersi a fianco con Toto Purri, con Nicolino Montepone, con Peppe Montepone, con gente che l'ha combattuto per 30 anni, per 40 anni, ma non perché l'ha combattuti e quindi perché si sono fatti nemici, come diceva Toto Purri, dice, chiave, che tre persone si imbrigano, poi non si possono fare amici, si hanno amici, e detto, no, è diversa la storia, qua ci sono opinioni diverse. Toto Tedesco, noi abbiamo fatto una battaglia forte, perché il centrodestra si voleva dare le concessioni sulla fascia amara e noi eravamo contro. Loro volevano fare qua non avevano idea della piazza, del luogo comune, e Toto Tedesco era contro. Cioè, è un modo, potrei non finire mai a raccontare no, è troppo facile dire queste cose, la contraddizione è troppo facile.
cioè, capito? Quindi Toto Tedesco non può dire che è coerente, io finisco, ma per me, permettetemi, io, qualche cosa la dobbiamo motivare, la dobbiamo spiegare, perché poi i cittadini dicono, ma come, sin da ieri è venuto il Consiglio Comunale tutti insieme, è Toto Tedesco che per il bene comune se ne va dall'altra parte, noi che siamo? Cosa abbiamo fatto noi in questi 5 anni, in questi 30 anni, ma che cosa abbiamo fatto noi? Quindi io, cittadini, io vi voglio... Non parlo, non mi dilungo né di quello che abbiamo fatto, perché è alla luce del sole quello che abbiamo fatto. Io, noi siamo rispettosi per i tempi, quindi questa volta non sbagliate, non mi fate influenzare della persona, dell'amico, dell'amico, dell'amico che viene e vi dice è pure uno voto, è tanto, è no, è importante, questa volta è più importante delle altre volte. Se noi perdiamo questa volta, personalmente, sapete cosa ha detto mio padre l'altra sera? Che io ci vado purtroppo pure, certe volte passano mesi e non vado manco a trovare mia mamma a mangiare lei, mi invita, scusa, dice così ho viglio e parliamo un poco. Mi ha detto, sai che ti dico Peppe? Si vinciti ne imbiaco una volta, si perditi ne imbiaco 3 voti, perché Guardavalle non è un paese normale, quindi vediti la tua famiglia, capito? Ma noi siamo un gruppo di persone, personalmente io da perdere ciò, se uno la vede personalmente, ma quello che perdo tempo della famiglia, mi ripaga il fatto di fare un qualcosa di buono, di stare nella gente, di stare con gli amici, con i cittadini, e questo per me è importante. Dall'altra parte non so se è così. Quindi io vi dico, non sbagliate stavolta, perché 2 volte il popolo di Guardavalle, i cittadini di Guardavalle hanno sbagliato. Se sbagliamo la terza volta, o ne potete dire a noi, poveri. Grazie. Vi chiedo scusa, siete in tanti, a 7. Mo faccio io comizio, mo comincio io comizio. No. Guardate, lo faremo la prossima volta, abbiamo tante cose da dire. Io personalmente ho tante cose da dire contro l'altro candidato dall'altra parte, perché quello che ha fatto già ve l'ha detto Peppe, ma vi racconterò la cronistoria di questo candidato a sindaco che vuole fare il sindaco a tutti i costi. La dirò la prossima volta, prof. Ma la cosa che mi ha dato rabbia a me è quando l'8 dicembre dell'Immacolata, in Piazza Immacolata, ha esternalizzato nei miei confronti, dicendo là, in modo pubblico, c'è della gente che dice ma cu ciudetta di u comuni, ma ciudetta u patra. Cioè a me si è permesso di dire... ma cucciù detto tuo padre che faccio per forza un sindaco, cioè ci vuole faccia tosta, sei candidato per 7 volte, per 20 anni a tutti noi sotto certi aspetti ci ha costretto, sei autocandidato ogni volta, e poi si è permesso di utilizzare quel linguaggio pipitacceio. Molti anziani lo avete conosciuto chi era Pipitacceio, Turido Pipitacceio. Di questo quando sarà il prossimo comizio faranno. E meno male che là c'erano delle persone, voglio fare i nomi perché li voglio ringraziare pubblicamente, ma lo farò anche in paese. C'era Maria Alfarone e mia cugina Nuzia Pacetta. E Maria Alfarone, non lo so se mi vota, se non mi vota, se sono simpatico o meno, ma ha detto ma come? Ti ha fatto vincere, Pinuccio ti ha fatto vincere per diverse volte, chi 300, 400 volte, e mo diventano un pipitacceio. Ma non ti vergogni? Cioè, per lui, per denigrare la gente, questo è il suo linguaggio, caro Mimmo Borrello, capito? Io sono un pipitacceio, Mimmo Borrello, io sono un pipitacceio, ma sono una persona onesta, trasparente, un grande lavoratore, e uno che vuole bene al proprio paese, non ho interessi. Non ho lotti da vendere, non ho case da vendere, non ho nulla, ho solo l'amore verso il mio paese. Io me ne potevo tranquillamente andare a Soverato, come ha fatto il mio compare Francesco, ma è un tepaone, è da 7 anni che manca. Mo, perché il burattinaio l'ha richiamato all'ordine perché devono vincere, dice torna a Guardavalle candidati. Ma è da 7 anni che è Soverato e se ne è fregato di Guardavalle, gliel'ho detto al mio compare Francesco, perché ci lega anche il San Gianni. Questo per farvi capire
che hanno fatto una corazzata, si stanno contendo i numeri. Io ne porto 500, prof, io ne porto 300, io ne porto 400, qui non si da porta 10. Questi ragazzi inesperti, da porto uno 5-1, genuini. Signori, chiudo perché siamo stati lunghi e vi devo ringraziare. Prossimi comizi non faremo così i buonaccioni, no? Diremo tante cose che si è verificate in questi anni. Diremo chi ha avuto e chi vuole avere interesse per essere presente tutti i giorni al comune nell'ufficio tecnico. Lo diremo. Dirò tante cose, diventerò antipatico, ma sarò simpatico a tutta questa gente che mi vuole bene, che ci vuole bene, che siete rimasti qua fino alle 9:30 ad ascoltarci. Siamo stati bravi stasera, bravissimi siamo stati. Non abbiamo toccato nulla, solo qualche esempio, capito? Però ricordatevi che tutti voi siete a Pippi Taccegli come lo siamo noi. E Pippi Taccegli, per chi non lo conosce, era un disabile, signora. E chi va a toccare la disabilità si dovrebbe vergognare, anche per il ruolo che riveste, capito? Pippi Taccegli era un povero signore che è morto e dopo una settimana siamo andati con i vigili a tirarlo fuori, era già in fase di decomposizione, per dirvi chi era il Pippi Taccegli. Quindi tutti voi, tutti noi siamo i Pippi Taccegli che vogliamo combattere i poteri forti di Guardavalle. Grazie e buona serata. Quando invece l'unica banalità è quella di presentare un progetto di civiltà politica basato solo ed esclusivamente su accordi, perché questa mi sembra essere la cosa più evidente. Io dico a questo punto di ripartire con Pinussia Sindaco, ripartire con la vera politica, quella seria, la politica della passione e del senso civico. Di ripartire sicuramente sapendo dare maggiore voce alla nostra comunità, maggiore ascolto al territorio, di migliorare quella che è la partecipazione della gente alla vita politica amministrativa dell'ente, ripartire dalle tante novità che abbiamo presentato, che stiamo presentando, appunto una squadra giovane che è la novità assoluta anche questa volta dell'amministrazione, delle elezioni. Come altro che dire, c'è tanto in cantiere, Pino ha fatto una lunghissima esposizione. Tempi di conciliazione di cura e di lavoro che diano la possibilità ai caregiver di potersi autodeterminare. Diciamo, la mia quindi esperienza professionale e anche di vita non può quindi che orientarsi verso il mondo delle politiche sociali. Il mondo delle politiche sociali riguarda noi tutti, perché è veramente un dato di fatto che in un paese dove il welfare e ad un buon livello anche l'economia cresce. Dopo questa breve premessa vorrei anche dire quali sono state le mie motivazioni che mi hanno spinto a candidarmi dopo tante volte, proprio perché avendo dei bambini piccoli, lavorando, non era facile trovare del tempo anche per la politica, nonostante mi sia sempre piaciuto, mi è sempre appassionato. Quindi insomma ho dovuto anche fare delle valutazioni e delle scelte. La prima domanda che mi sono posta è perché mi candido e perché con questa lista, e io credo che questo, diciamo, è un principio che guida le mie azioni e le mie decisioni, è un principio biblico che è quello di guardare ai frutti. Allora, l'albero si riconosce dai frutti. Frutti ne abbiamo visti abbastanza, oggi il sindaco ce li ha elencati, quindi non potevo che far parte di questa squadra, non avrei fatto parte di nessun'altra. Amministratori, perché poi diventeranno futuri amministratori, e questo deve passare attraverso la scuola, attraverso i banchi di scuola, con l'educazione e la preparazione. Prego Melina. Buonasera a tutti. Bello vedervi così numerosi stasera, ma l'ansia sinceramente cresce ogni persona che arriva. L'altra sera mi sentivo più tranquilla, quindi perdonatemi per l'emozione. Mi ha già presentato il sindaco, sono Carmelina Chiera, molti mi conoscono, lavoro nella scuola da oltre 20 anni e da quasi 10 lavoro nella scuola di Guardavalle Centro insegnando matematica. Una scuola dove mi trovo benissimo e da cui spero di non dovermi mai più spostare. Molti mi hanno chiesto perché questa candidatura, perché hai deciso di dire sì a questa proposta.
La prima risposta immediata è perché io amo questo posto, amo Guardavalle. Qui sono nata, qui sono cresciuta, qui svolgo la mia vita a 360 gradi. E quindi penso che sia arrivato il momento di mettere in campo questo mio attaccamento a questo posto. È giusto che io mi impegni, che io dia il mio contributo, non soltanto alla scuola, ma a tutto. Voglio essere con tutti i cittadini, voglio occuparmi di tutto ciò che riguarda il mio paese Guardavalle. Seconda motivazione, perché la proposta è arrivata da questa lista, con a capolista il nostro sindaco Pinussia, verso cui io ho una grande, grandissima stima, perché ritengo che anche se piccolo di statura ha delle grandissime qualità. Prima fra tutti, come ho già detto a Guardavalle, la sua grande umanità, la sua disponibilità, oltre che la sua competenza e professionalità. E in questi anni ce l'ha abbondantemente dimostrato e avete sentito poco fa quante cose si sono fatte. Naturalmente coadiuvato dalla sua squadra. Due della sua squadra sono ancora con noi, Raffaele Campagna e Peppe Caristo, due pilastri. Altri due purtroppo ci hanno lasciato per modo di dire, ma sono comunque accanto a noi. Elisa Salerno e Antonio.